Comincia con una sconfitta per il Napoli l'avventura della fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018. Gli uomini di Sarri perdono 2-1 in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Brutto approccio alla gara con gli azzurri che vengono infilati subito al 15° minuto dal gol di Tyson. Il raddoppio arriva nel secondo tempo con Facundo Ferreira, complice anche un'uscita a vuoto di Reina. Il Napoli reagisce con l'ingresso di Dries Mertens, che si procura un calcio di rigore che viene trasformato da Arkadiusz Milik. L'ingresso del belga però non evita la sconfitta. Sconfitta meritata per un brutto Napoli, partita preparata male e interpretata peggio. Possesso palla lento e bassissima intensità. Ci si aspetta tutto un altro Napoli domenica contro il Benevento. Il Manchester City invece vince 4-0 sul campo del Feyenoord e si porta in testa al girone F insieme allo Shakhtar Donetsk. Gli altri risultati della Champions con il Real Madrid che batte 3-0 l'Apoel, il Liverpool pareggia in casa 2-2 con il Siviglia. Vittoria esterna anche per il Beşiktaş in casa del Porto, 1-1 Lipsia Monaco, 1-1 Maribor Spartak Mosca e infine Tottenham Dortmund finisce 3-1 per il Tottenham. Per Mondo Napoli Sport 24, Fabio Festa.